benvenuti alla 36ª convention del gruppo Team System. Nel 2003-2004 i presenti erano circa 300 mal contati, oggi ben contati siamo 1149 partecipanti. Quest'anno segna il giorno zero, fatto di un nuovo approccio, di un nuovo modello di ingaggio tra la Team System e i canali. Non sarà probabilmente una rivoluzione, sarà però sicuramente una profonda evoluzione, un percorso progressivo alla fine del quale avremo segnato una discontinuità forte con il passato. Vorrei invitare sul palco Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia, e ci tenevo a farlo personalmente, perché quello che ci racconterà Carlo e poi racconteremo insieme, speriamo e crediamo che sia l'inizio di una partnership profonda e di lungo corso, quindi il primo mattone di una costruzione importante. Ci concentriamo su tre titoli oggi, ma sono appunto quelli da cui cominciamo. Oggi cominciamo da Azure, da Office 365 e da questo progetto congiunto sull'internazionale, ma crediamo appunto che sia solo l'inizio di una lunga storia di successo. Nel 2015 entriamo di fatto ufficialmente in quella che è una nuova fase strategica della Team System, una fase strategica che ha il suo cuore pulsante nel nuovo modello di canale e quindi di engagement con la rete di distribuzione. Il pensiero, la progettazione e il rollout, quindi l'implementazione di questo nuovo modello, risponde a due razionali. Da un lato all'esigenza di adattarsi al mutato e scenario di mercato, dall'altro l'opportunità di sfruttare al massimo il potenziale che deriva dal posizionamento competitivo del gruppo Team System, che è molto diverso da quello che era solo 5 anni fa o addirittura 10 anni fa. Dopo anni in cui abbiamo pensato di poter crescere perché era indispensabile per avere una massa critica importante, quindi diventare da una delle tante software house la software house leader sul mercato italiano, ora inizia una nuova fase per noi importantissima di investimenti ancora più importanti atti a valorizzare il nostro canale. Riteniamo che sia la risorsa da valorizzare ora che abbiamo una penetrazione di mercato grazie a una rete molto capillare. Riteniamo che questa rete può fare un salto di qualità e quindi portare a loro immediatamente risultati positivi e quindi di riflesso a noi. Per quanto riguarda i benefici che ne trarranno i clienti finali, certamente la valorizzazione del nostro canale significa dargli maggiore professionalità che si riverserà in maniera molto trasparente e con piena qualità sul servizio che le nostre strutture, il nostro canale riuscirà a fornire ai nostri clienti. Canale 3.0, un nuovo progetto per le nostre reti, un progetto importantissimo che ci qualificherà sul mercato sia da un punto di vista commerciale che da un punto di vista tecnico. I BD saranno le risorse senior che andranno a supportare i nostri VAR sul canale per far creare sviluppo e attività commerciali da una parte, dall'altra risorse tecniche più qualificate sul territorio attraverso il programma di certificazione e di qualificazione. Quindi due dimensioni che accompagneranno i nostri venditori sul mercato per le sfide del futuro che li attendono. Un importante strategico progetto di evoluzione nel nostro modello di relazione con il canale e tutta una serie anche di nuovi prodotti che servono a partire dal cloud ad indirizzare le nuove esigenze del mercato. Uno dei temi chiave del progetto che stiamo mettendo in campo sul canale e una delle esigenze chiave che abbiamo capito oggi ascoltando anche i nostri partner è l'esigenza di crescere dando prodotti sempre più competitivi per il mercato, ma anche fornendo ai nostri partner dei servizi, un supporto, degli strumenti di go to market che gli consentano di acquisire nuovi clienti, migliorare la loro redditività ed essere più competitivi su un mercato nel quale, come ben sappiamo, se non cresci sei comunque destinato a perdere.
siamo leader di mercato molto più chiaramente e come tali ci dobbiamo comportare. Le cose che erano giuste quando eravamo in un posizionamento molto diverso non sono più le migliori oggi. Questo alla fine cosa vuol dire? Vuol dire investimento e valorizzazione delle risorse attuali. Tutto questo sforzo si rifletterà in vantaggi per il cliente finale in termini di qualità, in termini di competenza dell'offerta, in termini di competitività dell'offerta, l'avete visto con la partnership con Microsoft, e si rifletterà in ultimo non solo in qualità del prodotto ma anche in qualità del servizio.